Eccoci qua. Amici criptoinvestitori, buonasera e benvenuti su questo nuovo canale. Io ogni tanto sto dando un'occhiata, ho due monitor per l'occasione, visto che Twitch è leggermente un po' più avanzato, ecco, diciamo così, di YouTube per quanto riguarda il live, e quindi per cercare di darvi un'esperienza il migliore possibile a voi che mi state seguendo, sto tenendo due monitor, uno sul quale andrò a seguire la chat e andrò a rispondere quindi alle vostre domande subito in diretta, quindi al posto che rispondere a tutti alla fine come facevamo sul tubo, stavolta vi rispondo direttamente. Quindi, allora, qua mi dite già che non mi sentite e la cosa è molto male. Allora, confermatemelo. Allora, facciamo una prova anche da qua. Benissimo. Allora, ditemi se mi sentite innanzitutto, così poi partiamo. In realtà io il microfono lo vedo attivo da qua. La configurazione è rimasta la medesima rispetto a quella di YouTube. Uso sempre Streamlabs, quindi sì, scusate, OBS, quindi non dovrebbero esserci particolari problemi. Io sentivo ma vedevo tutto blu. Bene, fantastico qua. Ho già capito che oggi passeremo metà del live a sistemare le cose che non funzionano. Ora si vede molto bene. Io sento e vedo. Bene, perfetto. Io sento e vedo è il messaggio che volevo leggere in chat. Che dire, allora abbiamo iniziato questa nuova avventura, vi saluto tutti intanto, vedo che state entrando nella chat, grazie di esserci, di avermi voluto seguire anche qua. Perché ho provato questo nuovo canale? Il format rimarrà lo stesso, bene o male, in realtà lo stesso con qualche miglioria, lo scopo è di migliorare la vostra user experience, soprattutto in quanto community, in quanto follower, perché vorrei interagire un po' meglio con voi. Lo scopo, come vi dicevo, più che altro è eludere gli algoritmi di YouTube, almeno per l'inizio, poi è un po' una scusa, in realtà volevo provare Twitch lo stesso, però eludere gli algoritmi di YouTube che ultimamente stanno fleggando a manetta tutti i live e vedo che stanno chiudendo canali involontariamente, è successo a Tom Vase, è successo ad altri nel panorama crypto, ma non solo in verità, perché è un problema che è dilagato e diffuso anche tra altri YouTuber, questo per vari motivi, tra cui insomma, i dipendenti di YouTube in questo periodo sono in numero ridotto, lavorano in smart working e quindi fanno più fatica a revisionare i contenuti e quindi flaggano a prescindere e poi se gli vai bene dopo ti rimettono in piedi, cosa bella, ma vabbè, non parliamo di questo. Il format, vi dicevo, rimane lo stesso per quanto riguarda ovviamente i contenuti del video, che sono le nostre analisi, le nostre osservazioni sul mercato, le notizie, tutto ciò che riguarda insomma il mondo Bitcoin e cripto e magari con un occhio anche sui mercati tradizionali. Vedo che continuate a entrare, bravi, mi raccomando, spingete, spingete perché oggi vi voglio tutti presenti, tutti attivi. Allora, cominciamo con qualche novità di Twitch. Ci proverò, vi dico, perché poi magari non funziona tutto come immagino dovrebbe funzionare, ma ho già impostato un piccolo giveaway che dovrebbe essere, come dire, alla fine di questo live, poi lo faccio partire io al momento giusto. Come funziona? Allora, funziona che qui su Twitch ho impostato un sistema fedeltà che significa che ogni 5 minuti di live, di streaming che guardate, guadagnate un punto. Poi controllo che sia partito tutto e che stia funzionando tutto bene. E ogni tot punti, cioè ogni punto in verità, vi dà il diritto di, come dire, fare il redeem, di ottenere un ticket di una sorta di lotteria, chiamiamola così, e questa lotteria vi darà una possibilità in più per vincere a questo piccolo giveaway. È un giveaway di prova, ovviamente. Ho messo come premio 0.001 BTC, è una cosa completamente simbolica, una cosa fatta proprio per l'inaugurazione, per tenere un po' in piedi l'engagement. Ogni tanto, tra l'altro, se non ho sbagliato qualcosa, dovrebbero apparire delle specie di treasure chests, quindi degli scrigni, delle cose di questo tipo, che se ci cliccate sopra avete un tot di probabilità
penso una su due, di guadagnare altri punti. Ne dovrebbe apparire una ogni 10 minuti circa, quindi vediamo se tutto funziona come dovuto, insomma. Mi raccomando, se avete qualcosa da dire, ditemelo direttamente in chat durante la chiacchierata, durante questa analisi, così io vi rispondo direttamente. Per chi non dovesse vedere, provate a cambiare browser. Brave, anche abbassando gli scudi, non andava. Ecco, te pareva che Brave ci fa i suoi scherzi. Ciao, ricaricherai la live su YouTube? Sì, alla fine, visto che comunque ci tengo che i miei contenuti siano sempre fruibili da tutti, questo video finirà su YouTube caricato come video standard, in modo da non rischiare appunto il ban né niente. Ciao, ho comprato da poco un Ledger Nano S, ve l'ho detto, adesso vi rispondo subito alle domande, che incompatibilmente con i tempi. Ho comprato da poco un Ledger Nano S e volevo sapere se si può usare con Linux MintMate 64 bit. In alternativa usarlo con Android lo consiglieresti? Grazie anticipatamente. Allora, in verità non dovrebbe essere un problema l'hardware su cui poi si va ad utilizzare, perché il Ledger funziona di per sé, diciamo, non ha particolari problemi di compatibilità, va inizializzato. L'unica cosa che mi viene da pensare, che sinceramente non ti so rispondere, ma penso proprio di sì perché Linux dovrebbe essere supportato, è l'applicazione Ledger Live, che è l'applicazione ufficiale ovviamente di Ledger. Non penso, ripeto, ci siano problemi di compatibilità con Linux, però ti direi di prova a cercare Ledger Live Linux e vedere se riesci ad utilizzarlo. In alternativa, mi pare che, ecco, riguardo a Ledger c'è l'app anche su Linux, ci ha già risposto il nostro sinuoso unico che non manca mai di essere sul pezzo. Perfetto, sì, quindi c'è l'app Ledger Live, significa che tu lo puoi utilizzare esattamente come faresti su Mac ed esattamente come faresti su PC. Per Android anche lì ci dovrebbe essere l'app, perché Ledger Live è anche disponibile per mobile, quindi nessun tipo di problema. Mi raccomando, attenzione ad utilizzare su mobile, perché io sono sempre, diciamo, un po' più restio, soprattutto quando c'è da esporre qualche dato sensibile, quindi attenzione più che altro a quello, perché se il mobile è, come dire, hackerato, esposto in qualche modo, si rischia poi di farsi sottrarre alcuni dati sensibili, e per questo motivo io, da bravo fanatico della sicurezza, soprattutto dopo l'hack che ho subito nell'ultimo periodo in cui mi era stato sottratto il canale YouTube, e non solo, anche tutte quante le password tramite un malware, avevo raccontato un po' in un video su YouTube l'accaduto, ho preso la cosa molto sul serio, perché nelle cripto poi la sicurezza è tutto, è fondamentale, si basa tutto sulla sicurezza, siamo responsabili di ciò che deteniamo, e quindi utilizzo un mobile che non è mai connesso a internet tranne nello stretto indispensabile, nelle situazioni necessarie, solo per l'authenticator, solo per certe applicazioni legate alle cripto, eccetera eccetera. Quindi offline is better, è un po' il mantra. Ecco, ti consiglio di postarlo anche su Library LBC. Guarda, in verità l'ho considerato anche Library come piattaforma, LBRI, impronunciabile, seguitemi su LBRI, suonerebbe malissimo, no, ma a parte gli scherzi, il motivo principale che purtroppo mi ha spinto a lasciare da parte quella piattaforma, per quanto lo spirito sia ottimo, è il fatto che è poco fruibile dagli utenti. Cosa vuol dire? Che noi che conosciamo l'ambiente, l'ecosistema, eccetera, conosciamo la piattaforma e la andiamo a vedere. Ma se uno non è criptofilo, diciamo così, non conosce il mondo cripto, non è che va su LBRI e va a cercare il mio video. Quindi il rischio è di non riuscire nel mio intento, che è quello di far conoscere a più persone possibili il mondo delle cripto, e quindi purtroppo devo accettare il male minore, che è la centralizzazione a fronte di una vetrina potenzialmente maggiore, che per me è la cosa più interessante. Cosa ne pensi dei movimenti degli ultimi giorni di Celsius? Cosa intendi? Intendi la coin oppure il fatto che sono cambiati gli address? Perché su Celsius ultimamente sono cambiati, hanno fatto del coin, ok, ottimo, allora ne parliamo subito, la andiamo a vedere
vedere subito. In realtà io non ho il Dow Celsius, quindi non saprei che movimenti ha fatto, ma l'andiamo a vedere perché è questo lo scopo di oggi. In ogni caso, dicevo, Celsius, a proposito, visto che ne parliamo, ne approfitto per dirlo, visto che ne ho già parlato con qualcuno di voi su Discord, Celsius ha cambiato alcuni address dei suoi wallet. Per quale motivo? Perché, se vi è arrivata la mail lo saprete, ha cambiato provider di cold wallet, passando da BitGo a un altro che non mi ricordo, di cui non mi ricordo il nome. La differenza è che quest'altro offre un'assicurazione più corposa sui fondi e delle policy di sicurezza migliori, quindi ha fatto un passo in avanti, diciamo così, per quanto riguarda la sicurezza degli utenti, offrendo garanzie maggiori. E per questo motivo, insomma, hanno mandato mail a tutti dicendo che se detenete certe coin, tra cui Bitcoin, a me è arrivata per quello, attenzione che da partire da maggio, mi pare, dagli inizi di maggio, occorrerà inviare le coin ad un nuovo address, cioè non quelle che avete già su Celsius, ma quelle che vorreste mandare da terze parti a Celsius. Mi raccomando, controllate il nuovo address che vi è stato fornito. Che ne pensi di Hive? Airdrop fork di Steam sta salendo parecchio. Allora, niente, adesso prima di andare avanti a leggere le domande, andiamo a dare un'occhiata alla Celsius stessa, poi facciamo una pausa con le domande. Vi direi di aspettare un attimino a farle, perché altrimenti mi bombardate e non riesco più a iniziare neanche con l'analisi. Mi piacerebbe rispondere di più alle vostre domande, ma facciamo almeno una decina di minuti di analisi introduttiva su Bitcoin, eccetera, e poi ripartiamo con le domande. Nel frattempo vi ricordo che qua sotto, se scorrete, dovrebbe essere proprio sotto, aspettate che ci guardo se appare tutto correttamente, qua sotto, sì, ci dovrebbe essere, praticamente ci sono dei riquadri che mostrano i miei canali social, quindi se volete seguirmi altrove, se arrivate per qualche strano motivo non da lì, ma mi avete trovato direttamente su Twitch, non so se è una cosa possibile oppure no, visto che insomma è il primo live che faccio, il primo video che faccio. In ogni caso, se volete scoprire di più su di me, su chi sono, cosa faccio, dove mi potete trovare al di là di Twitch, scorrete un pochino in basso e trovate tutti i link ai miei canali. Potete addirittura, se vi sentite particolarmente generosi, fare una piccola donazione per supportare il live stream. Seguitemi, mi raccomando, così compaiono un sacco di bellissime GIF. Per la donazione ne ho messa una particolarmente simpatica, però basta, non scillo più niente. Allora, ritorniamo a noi, che dire, Bitcoin, partiamo direttamente da Bitcoin. Questo è il grafico settimanale. Il grafico settimanale che cosa ci sta dicendo? Ci sta dicendo che ci troviamo in una fase di reazione al dump fortissimo che c'è stato all'inizio di marzo. Sono un po' le solite cose, ok? 70 spettatori comunque, va, mi state gasando veramente un sacco, va, mi piace sto debutto su Twitch. Continuate così, spingere, spingere. Ogni tanto arrivano le GIF, infatti vedo che qualcuno di nuovo mi segue e io mi gaso ancora di più. Tra l'altro anche quelle GIF lì gasano tantissimo. La qualità dello streaming qua su Twitch è molto buona, tanto meglio, basta, non mi distraggo più. Allora, grafico settimanale di Bitcoin, che cosa ci sta dicendo? Ci sta dicendo che stiamo reagendo al dump fortissimo che c'è stato all'inizio di marzo assieme a tutti i mercati. Facciamo un brevissimo recap della situazione. Abbiamo avuto una crisi, insomma, in seguito a quello che sta succedendo, una crisi inizialmente dettata dal panico ed in seguito dalle prospettive di non rose, diciamo così, per l'economia. Questo è nato ovviamente, cioè è dilagato su tutti i mercati. Il panico in particolare iniziale ha dato una batosta pazzesca su tutti quanti i mercati, e quelli più illiquidi, cioè meno liquidi, sono stati colpiti più duramente. Il nostro povero Bitcoin, che non è che sia particolarmente liquido, ha subito una batosta che lo ha portato dai $10,400 a un minimo di $3,600. Mi viene quasi da ridere, perché mi ricordo quel giorno lì che io avevo aperto il grafico davanti a me, stavo guardando che scendeva e dicevo, ma quando è che si ferma? Cosa sta succedendo? Va a zero, va a meno uno. Mi immaginavo uno scenario simile a quello che poi è successo con il petrolio pochi giorni fa, insomma, il arrivare a prezzi negativi. Però poi si è fermato, fortunatamente si è fatta vedere della domanda, e a tal proposito mi piacerebbe andare a prendere un altro layout del grafico che
pulito, l'ho chiamato, proprio perché non ci sono tutte queste rigacce schifose che io ho l'abitudine di tracciare ovunque. Allora, sul time frame mensile. Allora, time frame mensile, facciamo una bella zoomata, qua in realtà la riga è andata per i cavoli suoi. La situazione è stata un po' questa, vedete, abbiamo una fase in corso partendo dal più in alto possibile, questo è il time frame mensile, quindi sono movimenti stralenti, partendo dal più in alto possibile, come vi dicevo, ovvero da qua, vediamo che stiamo triangolando, quindi non c'è una direzionalità ben precisa, abbiamo dei movimenti rialzisti e dei contromovimenti rialzisti e ribassisti, senza una particolare predominanza. La prima ondata è una leg up, quindi è un movimento rialzista che, se vogliamo, è quello che può imprimere la direzionalità generale, e poi però il resto vedete che non dà segni particolari di continuazione rialzista né di inversione. È il classico triangolo simmetrico che vede lower highs, higher lows. E questo triangolo finora è stato rispettato, e perché vi sto facendo vedere questo grafico? Perché è stato rispettato anche durante la martellata di inizio marzo. Infatti, se ci fate caso, abbiamo una bella zona di domanda che è questo clusterino intermedio, questa area di prezzo qua. Tra l'altro, se vedete qualche chest, qualche insomma scrigno apparire, ditemelo, perché sono contento, che vuol dire che funziona. E due no buffering, perfetto, no, ogni tanto leggo per vedere se lo stream sta in piedi. Questo in realtà lo volevo disegnare con colore verde perché funge da zona di domanda, proprio perché abbiamo avuto il dump è stato arrestato da questa fortissima area di confluenza, dove appunto confluiscono il cluster di domanda originato dal cluster intermedio di settembre 2017, di un mese. Un cluster intermedio mensile è veramente strong, molto significativo, e l'altra confluenza è la nostra trend line che va a delineare il congiungimento dei minimi. Quindi il triangolo sta in piedi, la confluenza con il cluster intermedio ha fatto sì che si scatenasse domanda, si è scatenata anche la mia di domanda lì, perché ero riuscito a fare un acquisto in realtà un po' sotto, cioè a 4.000, diciamo, in zona 4.000, sono stato molto contento, e dopodiché abbiamo avuto appunto il rebound. Tuttavia non è che questo sia un segno di qualche miracolo che adesso partiamo, andiamo chissà dove, perché è soltanto un segno di domanda qua sotto, cioè non bisogna dargli un significato che non ha, in quanto in ogni caso, come vedete, abbiamo nel ciclo in corso, perché avevamo fatto anche la divisione in cicli, laddove abbiamo il primo ciclo rialzo, il secondo ribasso, il terzo rialzo e il quarto ribasso, che inizia più o meno da qua. Bellissima, drittissima sta riga, però ci capiamo, da qua in poi. E come vedete è caratterizzato da lower highs e lower lows, e il pattern non è ancora stato violato. Il primo segnale interessante che potremmo avere dal mese di aprile, dalla chiusura di questo mese, potrebbe essere il recupero, vedete, dei 7200 circa, cosa che al momento sembriamo essere in grado di fare. Se chiudiamo sotto i 7150-7200, la forza è sempre in direzionalità ribassista, e non c'è nemmeno un piccolo segno di recupero, perché questo livello, che corrisponde al low del movimento scorso, dello scorso swing, è il primo ostacolo. Com'è che si inverte un trend? La prima cosa che c'è da fare, il primo segno, è andare a rompere il vecchio low, il cosiddetto low reclaim. Il secondo segno, ovviamente, è andare a rompere la trend line che congiunge i massimi decrescenti, e il terzo segno è fare un higher high. Da lì poi, se abbiamo infine l'higher low, abbiamo abemus inversione, e quello ovviamente è una cosa che si fa step by step. Al momento siamo al primo step, però cosa succede? Se non viene fatto nemmeno quello, insomma, è veramente disperazione, è caccia allo short ai massimi, non c'è nessuna speranza, nessuna voglia di riprendersi e di dare un colpo di reni che possa ribaltare la situazione, soprattutto quando abbiamo una direzionalità così forte, delle candele così ampie e dei volumi così alti che imprimono direzionalità bearish ribassista. Oggi non dico più bearish perché altrimenti mi date dell'alcolista, del birraiolo.
Allora, quindi questo ci fa capire un po' il quadro macro. Lateralità, siamo in un ciclo ribassista, stiamo per, potremmo concludere un primo segno che è un low reclaim. Tutto questo è bello, interessante, ma non è abbastanza. Andiamo a vedere su un time frame più di breve e da qui ritorniamo. Allora, facciamo che cancello un po' di cose da qua e ritorniamo al nostro layout solito. Anzi, prima salvo il grafico, così questo mi rimane con le righe tracciate giuste, e andiamo a caricare il nostro layout originale, che in realtà ce l'avevo già qui. Vabbè. Allora, andiamo a vedere adesso un time frame più ravvicinato, il giornaliero in particolare, che è quello su cui andiamo a fare la maggioranza delle nostre analisi. E poi ci diamo uno sguardo a un time frame di mezzo, che è quello settimanale, ma che in realtà abbiamo già guardato a sufficienza all'inizio e quindi non c'è molto da aggiungere. Dopo questa panoramica, questo sguardo, inizio a rispondere ad un po' di vostre domande e vedo se avete qualche dubbio, qualcosa da chiedere o qualche approfondimento da fare. Allora, guardate che cosa sta succedendo sul giornaliero. Abbiamo, come vi dicevo, un movimento di reazione, che è questo. È un movimento di reazione o contromovimento o storno, chiamiamolo come vogliamo. Fatto sta che la direzionalità, quindi la forza di gravità, spinge verso il basso. La forza di gravità, come diciamo sempre, è impressa da due fattori, i volumi e l'ampiezza delle candele, ovviamente la direzione in cui vanno questi due fattori. In questo caso non ci sono dubbi, guardate, le candele più ampie, più lunghe, sono tutte rosse. Abbiamo degli engulfing bearish all'inizio, già dalla partenza, abbiamo dei mega engulfing bearish qua, che non lo so, questa candela è un qualcosa che andrebbe vivisezionato e studiato e messo in un museo per il futuro. E quindi ecco, la forza di gravità spinge verso il basso, non ci sono dubbi. E vediamo anche dalla reazione che abbiamo avuto rialzista, che è una reazione molto più debole in volumi, che sono comunque trending down, sono in ribasso, e dall'ampiezza stessa delle candele, che come vedete abbiamo un po' di reazione all'inizio, ma poi tanto più saliamo, tanto più sembra affievolirsi questa forza, questa reazione. Mentre sopra abbiamo una zona di resistenza che vedete è tuttora presente, che sono questi pool di liquidità. Inizialmente ne avevamo uno a 6.900. Poi questo 6.900 è diventato una zona di attrazione, una specie di point of control. Dopodiché abbiamo formato una zona di liquidità a 7.300 circa e infine, oggi, ieri, abbiamo bucato questa zona, abbiamo cozzato contro i 7.600, che è la resistenza successiva, questa. Abbiamo addirittura pescato un po' di liquidità qua sopra, ma dopodiché comunque c'è stato un assorbimento e abbiamo chiuso sotto la resistenza stessa. Quindi la situazione adesso dipende molto da le forze in gioco nei prossimi giorni, ovvero se c'è follow up di domanda che va a confermare il fatto che qua abbiamo fatto un higher high e quindi andiamo a rompere questa zona, che è veramente un muro fortissimo, spessissimo e altissimo, in quanto, come vedete, abbiamo confluenza tra il vecchio high, che vabbè, sembra che l'abbiamo bucato, abbiamo bevuto la sua liquidità e ci stiamo rimanendo sopra. La resistenza 7.600, che abbiamo bevuto la sua liquidità, però adesso ci sarà la prova del retest, quindi da vedere se coloro che hanno utilizzato la liquidità stessa per, come dire, andare a fillare i loro ordini e assorbire il movimento di tentato break, se avranno interesse di nuovo a difendere, se la domanda glielo permetterà. Se vedremo che la domanda sarà più forte di loro e spingerà qua sopra, infine c'è l'ultima grande resistenza, 8.000, che è un cluster intermedio di 3 giorni circa e si frappone tra due movimenti impulsivi che sono i più forti del mese e forse addirittura dell'anno, oserei dire. E inoltre abbiamo l'assorbimento completo di tutto questo dump. È stato faticoso, ma ce l'abbiamo fatta. È un segnale fortissimo. Per quale motivo? Perché i bears, l'offerta, i venditori, i sellers, devono avere interesse a difendere questo livello qui. Cioè tutti coloro che hanno shortato qua dentro, se non viene difeso questo livello, gli viene invalidata la posizione. Poi ovviamente avremo anche quest'altro high più in alto, però io
come la vedo io, il grosso dell'invalidazione degli shorters si trova sopra gli 8.000. Io mi immagino una tempesta sopra gli 8.000, una turbolenza fuori di testa. E quindi sarà quello il test definitivo. Prima di allora il mio sentiment è neutrale. Io ho chiuso di nuovo in perdita, in leggera perdita, il mio short di copertura che avevo aperto un po' di giorni fa. Per quale motivo? Perché appunto è una copertura, era pensato per uno scenario di perdita comunque di questa zona che è attualmente la comfort zone del prezzo di Bitcoin. Non è andata così e quindi preferisco starne fuori per adesso. La perdita di nuovo dei 6.900 sarà lo scenario bearish, la conquista degli 8.000 sarà lo scenario bullish e da lì poi deciderò di prendere posizione. Vi ricordo di nuovo che ho la mia posizione spot sempre aperta e sempre, come dire, valida. Infatti la copertura short era proprio finalizzata a proteggere quello spot, che ve l'ho detto, l'ho arricchito un po' lo spot con un buy nella zona dei 4.000 e di conseguenza ci tenevo appunto a proteggerlo, perché comunque ha fatto un bel recupero e mi spiace lasciare tutta la posizione scoperta ad una nuova ad un nuovo eventuale dump. Quindi questa è un po' la situazione su Bitcoin al momento: neutrale, caso bullish sopra gli 8.000, caso bearish sopra i 6.900. Poi c'è un altro grosso punto interrogativo, che è l'halving, questo famigerato halving. Ma cosa succederà mai con l'halving? La verità è che non si sa, cioè non diamoci peso. Ecco, il mio consiglio è di non impostare dei trade adesso pensando all'halving, cioè è quello che ho sempre detto, perché la mia visione è di questo tipo qua. Poi rispondo subito alle vostre domande, eh? Tenetevele per tra poco se le state per fare, perché tra due minuti poi vi rispondo. Allora, il discorso è il seguente: io cerco di non dare peso alle notizie. Perché? Perché nel momento in cui una notizia diventa di dominio pubblico, essa dovrebbe essere già in qualche modo prezzata nel mercato. Magari lo è già prima dagli insider, ma soprattutto quando diventa di dominio pubblico. E questo è un caso. Il secondo caso, l'halving, non è neanche una notizia, perché è una cosa che si è sempre saputa, sempre si saprà, fa parte del DNA di Bitcoin, il dimezzamento nel tempo. E soprattutto non deve essere visto come un driver di domanda speculativo in quell'istante in cui l'halving si porta a termine. Al limite ci può essere un po' di hype da giornalismo becero, no? Che di notizie del tipo Bitcoin sale perché c'è l'halving, queste causalità che si tende a dare a tutto, ma che in realtà non hanno nessun senso se non col senno di poi, una volta che si sa quello che è successo e si tende a dargli una motivazione. Ecco, a priori non ha nessun senso, quindi io lascerei perdere tutte queste tipologie di analisi del dire il prezzo è qui perché succede quello, è salito perché c'era l'halving, è sceso perché qualcuno ha venduto, sì va bene, grazie, ma non ci interessa dal punto di vista operativo, proprio neanche un po'. Allora adesso torniamo un attimo alle domande. In realtà no, l'ultima cosa che vi faccio vedere, poi giuro torno alle domande perché fa parte sempre dell'analisi comunque di Bitcoin, riguarda l'open interest. Tra cui, parentesi, ho fatto proprio ieri un video su YouTube, me l'avete chiesto ormai ogni giorno, visto che parliamo di open interest, sul gruppo Telegram, dove vi condivido le mie analisi e cioè, l'open interest ne fa parte. Ne parlo nei live, ne parlo nei video, eccetera, eccetera. Avete detto, oh, ma sto open interest ci fai un video oppure no? E ieri l'ho fatto, quindi andateci a dare un'occhiata, se vi va lo trovate sul mio canale YouTube e tra l'altro anche il link è qua sotto nella zona del, come dire, non so come si chiama tecnicamente, qua su Twitch, ma sotto se scorrete giù lo trovate. Allora, l'open interest, scrollo un po' in alto in realtà perché non vorrei che non lo vediate, anzi facciamo così, che io ho la mia dashboard personalizzata perché ho l'account su Skew, vi consiglio di farlo, è gratuito. Eccolo qua. Allora, l'open interest è andato ad abbassarsi parecchio in corrispondenza con l'ultimo pump. Adesso qua avevo un time frame di 3 mesi, l'ho abbassato un attimino perché non era mia intenzione averne uno così ampio. Adesso non appena arriva mi carica i dati ve lo mostro, lo vedete. La cosa che vi volevo far vedere è in correlazione con questo pump, quello di ieri fondamentalmente, e il follow up di oggi.
Dai, entro domani ce la facciamo, secondo me. Intanto magari comincio a scrollare un po' su le vostre domande per vedere da dove devo partire. Eccoci qua. Allora, eccolo l'open interest, bellissimo. Allora, vedete che l'open interest ha droppato. Un drop dell'open interest in concomitanza con un pump è un segnale che mi piace fino a un certo punto. Perché? Perché il pump potrebbe essere causato proprio da un innesco di liquidazioni, da un movimento un po' artificiale. Mi piacerebbe vedere, per, come dire, confermare questo higher high che c'è stato in conseguenza di questo squeeze delle posizioni short, che è quello che ci dice l'open interest, mi piacerebbe vederlo risalire, l'open interest. Cosa vuol dire? Vuol dire che abbiamo fatto l'higher high, ok, la botta l'abbiamo data, però ci siamo rimasti, il prezzo è sempre lì e l'open interest sale, quindi nuove posizioni si stanno aprendo nell'intorno di quel prezzo lì, quindi il riferimento di prezzo per i trader che sono a mercato si sposta verso quel prezzo lì ed è un, come dire, uno step in avanti verso la convalida di quel livello di prezzo lì. Allora, vi dicevo, adesso passiamo a voi. Voglio provare una cosa prima, uno sfizio, vediamo se funziona, se non funziona. Volevo fare un come si chiama, un poll, un sondaggio per chiedervi una cosa. Allora ci provo e poi se non funziona va bene, ci riprovo meglio la prossima volta. Pols, eccolo qua, vi pongo questa domanda molto semplice, ovvero start poll, vediamo se funziona. È apparso, allora romperemo i 7600 nel fine settimana, sì oppure no? Vediamo se è apparso o se non è apparso, come funzionano i polls, eccolo qui. Sì, in realtà dovete scrivere in chat, punto esclamativo, vote e poi sì oppure no, mi raccomando, scrivetelo in questo modo. Sì, bello, insomma, questo poll non è che mi piaccia molto, secondo me ci sono modi migliori per fare un sondaggio che dover scrivere vote, sì, vote, no, insomma, cercherò un modo migliore. Bene, vediamo comunque, ditemi la vostra, dovete scrivere punto esclamativo vote, spazio, sì oppure no, così poi vi dico i risultati. E tra l'altro magari la prossima volta nella chat oscuro tutti i voti dei sondaggi. Beh, abbiate pazienza, dai, è il mio primo live su Twitch, dovete perdonarmi. Adesso sto andando a recuperare le vostre domande. Allora, io ripartirei, adesso ci sono tutti i bombardamenti dei voti, sì, no, sì, no. Allora, eravamo rimasti a Celsius, ok, queste le avevo lette, passo per salutarti. Allora, per Android è sufficiente scaricare l'app, grazie anche a chi partecipa magari rispondendo alle domande degli altri, che insomma è una cosa bella della nostra community. Io seguo da Brave, grande Luca, benissimo, mi fa piacere che anche Brave non oscuri qualcosa e permetta tutto di funzionare bene. Allora, qua c'è qualche nuovo follower. I movimenti di Celsius. Allora, andiamo a vedere Celsius, il grafico. Lo andiamo a prendere. Spero che ci sia su TradingView perché mi ricordo che uno dei suoi problemi era che era solo su exchange secondari. E infatti su HitBTC, che è un exchange che io, se fossi in voi, non userei. Io ovviamente non uso. Poi, de gustibus. Allora, Celsius, boh, andiamo a vedere che dati ci sono. Dunque, Celsius, vi dico la mia opinione, ci sono le piattaforme di SeFi, che sono simili alla DeFi, però sono centralizzate, che sono quelle piattaforme dove si può andare ad aprire una sorta di conto deposito con le cripto, permettetemi questa similitudine. E secondo me hanno il loro perché, io stesso le sto utilizzando e sono un modo per ottenere un reddito a rischio contenuto, perché il rischio ovviamente non è mai nullo, in un periodo in cui di strumenti finanziari che permettono di ottenere un certo reddito non ce ne sono, ok? Lo sappiamo molto bene. Le piattaforme di questo tipo sono piattaforme dove puoi depositare Bitcoin, crypto, stable coins, addirittura valuta fiat su alcune, su Nexo per esempio, e ottenere appunto una rendita passiva vera e propria, perché questa piattaforma funge da intermediario tra il cosiddetto lender, colui che offre il prestito, e il borrower, ovvero colui che ha bisogno di liquidità. Sono piattaforme che stanno in piedi e sono sicure, cioè puntano ad essere sicure, grazie al loro modello che prevede la sovracollateralizzazione dei prestiti, ovvero
se io sono quello che ha bisogno del prestito e lo vuole chiedere, cosa faccio? Io deposito un collaterale, che può essere in Bitcoin o Ether, e chiedo un prestito di liquidità, cash, che ha un controvalore molto più basso del mio deposito. In questo modo mi tutelo dalla volatilità del collaterale stesso. Ovviamente, nel caso in cui si rischia l'insolvenza, c'è la liquidazione. Quindi sono piattaforme che funzionano, hanno funzionato durante anche il grosso dump di Bitcoin, hanno uno storico che sta in piedi, quindi io ci credo. E non è una cattiva idea, secondo me, tenere d'occhio i loro token, il token di Celsius e il token di Nexo in particolare, in ottica anche di investimento futuro. Io personalmente ho scelto di non ricevere i dividendi, le cedole, queste rendite in sell, scusate la botta al microfono, perché si può scegliere anche di riceverne in sell, però io per non andare a sballare poi la mia allocazione di capitale, il mio portfolio allocation, ho deciso di tenere soltanto Bitcoin e di ricevere poi in Bitcoin il payout. In ogni caso il grafico mi sembra buono, perché nel lungo termine vedete abbiamo questo low e questo potenzialmente higher low. C'è da vedere se sarà un higher low o no, perché ahimè qua abbiamo la liquidità di HitBTC che non ci dice nulla, ci dice poco o niente sui volumi, però se andiamo a mangiarci questa area di prezzo qua, questo 1512 satoshi, sarebbe ottimo, perché confermeremmo il fatto che questo è davvero un higher low, quindi che abbiamo un uptrend. Lo storico di sell non è lunghissimo, magari andiamo a dare un occhio su CoinMarketCap, che ci potrebbe essere uno storico più lungo di Celsius Network. Ecco, io ovviamente ho aperto Celsius Bitcoin, perché non ho aperto Celsius Dollaro, perché poi quello è un po' troppo, influenzato dall'andamento di Bitcoin Dollaro. Io tendo comunque le altcoins sempre a osservarle, analizzarle e seguirle nella loro coppia contro BTC. Ecco, in dollari diciamo che sì, abbiamo avuto questo pump molto forte, poi si è sgonfiato assieme un po' a tutte le altcoins a inizio marzo col grosso dump e sta recuperando adesso. In ogni caso, ripeto, il grafico più interessante secondo me è quello contro Bitcoin, e mostrerebbe, come dire, un segnale interessante di potenziale entry se uno vuole fare un ingresso speculativo, in caso di break dei 1500 sat e retest, perché no? Sarebbe un low reclaim a tutti gli effetti, giusto per dare anche un nome a questo setup. Togliamo tutti gli scarabocchi, spero di aver risposto alla domanda. Allora, ogni tanto arriva anche il mio messaggio di shill del mio canale YouTube e del mio canale Telegram, quindi se vi va di unirvi, bella per voi. Devo trasferire i BTC da Exodus a Ledger, mi dà tre opzioni: Segwit, Segwit Native e Legacy. Quale devo scegliere? Allora, le tre opzioni sono tre diverse sintassi, chiamiamole così, degli address, che hanno tre diversi protocolli dietro di loro. Il Legacy è quello più vecchio di tutti ed è quello più oneroso in termini di fees e di dimensioni della transazione. Le fees sono satoshi per byte, quindi più è grossa una transazione più sono alte le fees, e la Legacy è la più grossa in assoluto, quindi a parità ovviamente cioè una transazione a parità di dati che contiene è più pesante. Di conseguenza tendo a sconsigliarla, tuttavia c'è il trade-off, ovvero la compatibilità. In ogni caso il Ledger è compatibile anche col Segwit, quindi non ci sono problemi. La compatibilità solitamente è con gli exchange, che alcuni non accettano ancora il Segwit. Poi abbiamo Segwit Native, che mi pare sia una via di mezzo, e Segwit, che invece è quello che contiene le transazioni più compresse e quindi permette di avere fees molto più basse e una maggior velocità nell'esecuzione delle transazioni stesse. E ovviamente è quello che mi sento di consigliare, è quello che ha gli address in formato cosiddetto BEC32, che iniziano con BC1 anziché con 3 oppure con 1. E questo è quanto. Quindi la prima chat la dominerà il bot che dà il benvenuto a tutti, sì, secondo me sì, penso che stia andando così, ragazzi, poi dovete avere pietà di me, ve l'ho detto, è il primo live, magari c'è qualche impostazione con cui devo ancora smanettare del chatbot, di una roba, dell'altra,
come ad esempio di questo sondaggio che pensavo fosse molto più friendly, molto più fluido, in realtà è veramente uno schifo. Lasciatemelo dire che c'è da scrivere vote sì, vote no. Cercherò un modo per farli un po' migliori. Tra l'altro, ne approfitto, bene, ancora un paio di minuti, poi chiudiamo il sondaggio. Quindi se volete votare, mi raccomando, dovete scrivere punto esclamativo vote, che è il comando. Qua su Twitch c'è questa sintassi per i comandi da dare in chat, che è punto esclamativo e il nome del comando. In questo caso vote, vote, e poi spazio sì o spazio no, nel caso in cui volete votare sì o no. La domanda è: romperemo i 7600 nel fine settimana? Per domani niente scuse per la vocale, esatto, no, domani cerco di esserci, perché su Discord al sabato pomeriggio di solito organizziamo un ritrovo, una chat vocale dove ci scambiamo due chiacchiere, e ovviamente anche domani cercherò di esserci. Ciao, scusami, qua ce n'è uno. Che ne pensi di Hive? Airdrop fork di Steam sta salendo parecchio. Allora, io ti dico la verità, Steam e il suo ecosistema non mi sono mai piaciuti particolarmente, perché hanno un sistema, un algoritmo di consenso di POS di cui io non sono particolarmente fan, è un po' troppo centralizzato per i miei gusti e non funziona, è un po' una sorta di, cioè si delega poi per votare i validatori, c'è una specie di mafia poi tra i validatori che cercano di accaparrarsi i voti con metodi vari del tipo io ti pago un tot se mi dai il tuo voto, ma davvero funziona così, non mi piace molto, non l'ho mai seguito, ho sentito di questo fork, di sorta di fork di Steam, ma dico la verità, sono ignorante in materia, quindi se qualcuno conosce e vuole dire la sua a riguardo, mi raccomando, c'è la chat apposta. Ciao, scusami, sono arrivato tardi, vorrei capire se in arrivo un grosso dump di 3k circa, ammazza, non lo so, sai, io ti dico la mia, dipende tutto dalla direzione che andiamo a prendere in confronto, scusate che mi sto sentendo il mio stesso eco, lo tolgo, la direzione che andiamo a prendere, sto riprendendo anche il grafico, nei confronti da un lato degli 8000 che se li buchiamo secondo me non si dampa, e dei 6009 che se li andiamo a bucare, si inizia a palesare dell'offerta come si deve, allora il rischio è più concreto che mai. Questi sono i due livelli di prezzo che terrei d'occhio. Oh, Luca su Twitch è splendido, si ci sta provando, la qualità, nessuno ha problemi di buffering, sembra poi di no perché ci buttavo già un occhio, vediamo se buchiamo la resistenza dei 100 spettatori o facciamo un fail swing e finiamo a meno 40 tipo petrolio. No, di buono c'è che qui sotto zero non ci si può andare. Io ho una connessione vergognosa ma fila tutto liscio, anche a me è un disastro per il buffer, qui tutto ok, no buffering, ma in realtà io ho messo come qualità, se non erro, 1080, quindi neanche esageratamente alta, proprio per evitare di fare uno stream, anche perché io non è che abbia una banda in upload che è esageratamente performante. Poi ecco qualcuno, grande Lucione, ha donato e ha fatto saltare fuori il money printer, la GIF, la fantastica GIF che spopola nel mondo cripto. Come mai non ho il di Celsius? Io lo trovo un token molto sottovalutato, tra l'altro non hanno ancora dato modo di comprare token dalla piattaforma, ma per ora solo su DEX. Penso che il giorno che aprono gli acquisti dalla piattaforma farà una sparata epica, al di là di ciò comunque detenerli da benefit davvero su così. Tutto vero, sono completamente d'accordo, però lo dicevo prima, più che altro per una questione di allocazione del capitale che mi andrebbe un po' a sballare tutto quanto, e quindi ho preferito, come dire, andarlo ad accumulare, perché poi lo dovevo vendere periodicamente oppure includerlo nel portafoglio, che era una cosa che non mi sentivo di fare, soprattutto a causa della troppa esposizione in altcoins che mi avrebbe dato. Sono comunque d'accordo con te, perché è un token estremamente interessante che vale la pena tenere sicuramente sotto controllo, e vale la pena, perché no, anche pensarlo come investimento, soprattutto se si è utilizzatori della piattaforma. Basti pensare che non è neanche arrivato su Binance, per dirne una, che mi immagino che prima o poi ci arriverà se comunque la piattaforma continua ad avere il successo che sta avendo. Una cosa che non sto capendo di Twitch è come guardare il live ma in differita, di tipo di 5 minuti, per evitare il continuo buffer. Secondo me non si può al momento, no, perché la differita c'è dopo, al momento durante il live si può guardare solo live. Magari prova ad abbassare la qualità, se non erro si può scegliere la qualità dello stream.
E puoi provare a mettere automatica, non lo so, penso. L'ho detto, l'ho messa a 1080 e non esageratamente alta, proprio per evitare dei possibili lag. Spero di non averveli causati, altrimenti ditemelo che la prossima volta l'abbasso a 720, tanto non penso che ci siano particolari problemi legati alla risoluzione. Cosa pensi del fatto che i livelli di accumulazione delle balene hanno raggiunto un all-time high? Ho visto un grafico interessante che sembrerebbe indicare un aumento di prezzo di fronte a simili entrate di whale. Allora, non so dove l'hai letta questa cosa. Io l'unica cosa che ho visto che effettivamente fa pensare a un interesse istituzionale, te lo faccio vedere subito, è sull'altra dashboard però, sempre dei futures qua. Guardando l'open interest e i volumi sui future di Bitcoin, in particolare sui future della CME, che è la piattaforma utilizzata soprattutto appunto dai cosiddetti istituzionali, eccolo qua in basso, lo vedete, direi di sì, magari lo sposto un po' più in alto, che così se ci va sopra la chat lo vedete lo stesso. È in crescita l'open interest, scusate, e i volumi di ieri sono tra i massimi storici, e scusate, storici, non fatemi dire assurdità, no, del mese, volevo dire, sono tra i massimi del mese e i massimi del mese. Questo significa che ieri sono state aperte parecchie posizioni. Tra l'altro, oggi, se non erro, scadeva un future della CME, però non sembra, è scaduto alle 5, mi pare, ora italiana. E non mi sembra aver dato un particolare scossone al prezzo, che comunque sta, cioè è dentro ai ranghi, diciamo così. Il fatto comunque che l'open interest è in crescita istituzionale e che i volumi di ieri sono alti non è un brutto segno, perché in ogni caso dice che in corrispondenza con l'aumento di prezzo che c'è stato ieri e comunque col trend di brevissimo che è ascendente, perché l'abbiamo detto prima, nonostante sia uno storno, abbiamo higher highs, higher lows, e quindi è un movimento a tutti gli effetti ascendente fin tanto che non viene violato con un lower low. E che questo sia accompagnato da un open interest crescente istituzionale e volumi alti sempre istituzionali è una gran bella cosa, ok? Quindi questo può essere sì. Allora, vorrei capire se è ok, questo abbiamo già risposto. Che cosa ne pensi della correlazione con S&P 500, con Standard & Poor's 500? Allora, in realtà io non credo troppo, come dicevo altre volte, nella correlazione tra le cripto e gli asset tradizionali. Perché può essere vero che comunque il loro prezzo assomiglia all'S&P 500 in certi versi. Tra l'altro, guardate, vediamo se riesco a sovrapporlo. Sovrapponi al grafico, facciamo un S&P SPY, tutto. Il future non c'è. Allora, facciamo che mettiamo proprio l'indice. Dovrebbe, oh mamma mia. Volevo sovrapporli, eccolo qua. In modo da vedere, ecco, effettivamente, come vedete, un fondo di correlazione c'è, però neanche troppo, nel senso, Bitcoin è un mercato che pecca in particolare di una cosa, ovvero la scarsa liquidità confrontata con i mercati tradizionali. Di conseguenza, un movimento di pari entità, di vendita o di acquisto, crea un'oscillazione di prezzo di ampiezza notevolmente maggiore su Bitcoin. Succede che durante i movimenti, come dire, strani del mercato azionario, dei mercati in generale, si tende a buttare dentro, a buttare fuori capitale in generale. Si è visto molto questo, vedete, è marcatissimo, se ci fate caso, nel mega dump, adesso ve lo zoom anche un po', nel mega dump che c'è stato a inizio marzo, che ha visto Bitcoin precipitare e l'SP 500 precipitare. Scarabocchio inguardabile, ma il senso era quello. E questo per quello che ho detto un po' all'inizio, ovvero che quando c'è una fuga dell'investitore verso la liquidità, i prezzi ne risentono, i prezzi subiscono tantissimo e questo si ripercuote su tutti gli asset solitamente, chi più chi meno. Poi ci sono le commodity che in certi casi si comportano un po' a sé, però in generale molti mercati si muovono in sincrono per quanto riguarda impulsi di direzionalità. E Bitcoin magari non fa eccezione, però se guardiamo i trend, notiamo che comunque non è che siano proprio sovrapponibili nel tempo. Cioè, abbiamo alcune concordanze, magari, però vedete qua, ad esempio, Bitcoin è stato in downtrend e l'SPX è stato in uptrend.
e questo anche per lungo periodo. Poi vabbè, abbiamo avuto qualche movimento sincrono, ma perché bene o male l'SPX è stato in uptrend, in bolla pazzesca dal 2010 a poco tempo fa, e quindi era perennemente in uptrend. Per Bitcoin non si può certo dire la stessa cosa, ha avuto dei cicli su e giù, con una tendenza a crescere, però delle oscillazioni molto più marcate. Quindi ecco, il mio, come dire, il mio commento è banalmente di non dare troppo peso a queste cose, anche perché poi operativamente cosa ci interessa? Cioè, andiamo a osservare l'S&P 500 per aprire posizioni su Bitcoin, ma quando mai? Cioè, io sinceramente preferirei allora limitarmi al grafico di Bitcoin, oppure, se proprio voglio una sorta di indice, andare a vedere allora la capitalizzazione totale delle cripto, perché guardate, questa sì che ci dice tante informazioni curiose in più. Ad esempio, adesso la capitalizzazione totale ci mostra che abbiamo rotto una resistenza, e se la manteniamo, vedete la resistenza che origina qua, 210 miliardi, se la manteniamo il prossimo target potrebbe tranquillamente essere 232, se qua adesso si inizia a presentare domanda a sostegno. Questo sì che è importante da considerare, ci dà una visione un po' più d'insieme del mercato cripto. Il mercato cripto, per quanto possa sembrare correlato con altri, prima si sottolineava la correlazione con l'oro, poi adesso con l'S&P 500, poi il prossimo chissà quale sarà, io lo vedo come un mercato compartimentato e non correlato. Tendo a vederlo così perché in termini di asset allocation non ci trovo nessun tipo di similitudine fondamentale tra Bitcoin ed altri asset. In termini speculativi, Bitcoin va a sé, le cripto vanno a sé e il resto va a sé per i cavoli suoi. Quindi questo è il mio pensiero. Allora andiamo a vedere i risultati di questo splendido sondaggio. Close poll, il vincitore è no, quindi secondo voi nel fine settimana non si rompono i $7,600. Grazie per aver partecipato, bravissimi, e adesso la prossima volta giuro cerco un modo migliore per dare il, come dire, per fare il sondaggio. Nel frattempo sto guardando i punti fedeltà e vedo che effettivamente avete un bel po' di punti, quindi sta funzionando tutto quanto. Tra l'altro, appunto, per guadagnare questi punti fedeltà, alla fine, tra poco, faremo un piccolo giveaway, speriamo che funzioni un po' meglio del sondaggio, altrimenti è un altro flop. In ogni caso, volevo dirvi che funziona con i punti fedeltà, nel senso potete acquistare un massimo di 5 biglietti, tra virgolette, con questi punti fedeltà, che io li avevo chiamati shitcoins, non so se poi li vedete da qualche parte oppure no, e però insomma questi punti fedeltà si acquistano guardando video, guardando i miei live per più tempo, facendo le donazioni, interagendo, scrivendo, quindi gli utenti attivi in chat guadagnano più punti fedeltà, e mi raccomando, questi punti rimangono anche alla fine del live, quindi continuate ad accumularli perché nel tempo vi serviranno. È una cosa carina di questi live su Twitch, il fatto che c'è anche questo engagement, questo tentativo di engagement, spero che funzioni, in modo da ricompensare voi e fare più, come dire, rendere più interessante la diretta. Allora, andiamo avanti adesso con le domande. Qua ci sono tutti i vostri voti, vota sì, vota no, bla 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 bla, bla. Andiamo avanti. Ho notato che non utilizzi mai i livelli di Fibonacci. Se tracci dall'ultimo high al low, troverai a livello di Fibonacci 61,8 su valore 7,900-8,000, che tra l'altro passa anche per la media semplice a 200 periodi. Allora andiamo a vedere subito il nostro Fibonaccio. Eccoci qua. Allora riapro Bitcoin. Eccolo qua. E andiamo a tracciarlo. Allora, dicevi dall'ultimo high al low, andiamo a vedere subito come funziona. Ritracciamento, opla, da qua a qua. Allora, su valore 7,900-8,000, effettivamente è qua il low, sì, qua sotto, non vedevo la shadow. Allora, spero che lo vediate anche voi, perché qua ci sono una quantità di righe che fanno diventare matti. Ecco, vedi, in effetti il 61,8 di Fibonacci, questo livello, va a confluire ancora di più con questo, cioè va a rendere ancora più significativo il livello che già è estremamente significativo, che è quello tra i 7,900 e gli 8,000. Dici bene, perché effettivamente è così. Io Fibonacci non è che non lo uso mai, però non lo so, lo metto in secondo piano.
diciamo così, rispetto ai supporti, alle resistenze e ai cluster, che sono le cose che utilizzo di più, che mi dice il grafico stesso. Però non è assolutamente da sottovalutare, e ti ringrazio per l'osservazione, soprattutto quando poi va a creare una confluenza, ovvero va ad aumentare la significatività di un livello di prezzo già significativo di suo. Quindi ottima osservazione, grazie per averla condivisa. Qualche altro voto, fai l'apply da creator per il canale Twitch con Brave. Sì, l'avevo fatta, così si può implementare le donazioni in BAT. Tra l'altro, poi se voi avete ad esempio Amazon Prime, potete richiedere Twitch Prime, e quando totalizzerò sufficienti ore di streaming totali, che mi pare siano 8, potrò abilitare le cosiddette subscriptions, delle sorte di abbonamenti che fungono da donazioni mensili nei miei confronti, e vi daranno qualche emoji personalizzata che sto portando a termine, vi piacerà, ve lo assicuro. E chi ha Amazon Prime può farmela gratuitamente, quindi senza spendere i soldi dell'abbonamento, ma facendomi arrivare lo stesso la donazione. Quindi se avete Amazon Prime e volete sostenere il mio lavoro, per voi a costo zero anche in questo caso, quando sarà abilitata, e ve lo dirò ovviamente una volta che totalizzerò le sufficienti ore di live streaming, potrete fare questa subscription e quindi farmi questa donazione. Io vi ringrazierò tantissimo. Qualche video fa hai parlato della coppia Ethereum Bitcoin, mi sembra che la vedessi bullish, ma a me pare il contrario, che ne pensi? Andiamo a riprenderla subito. Allora, in realtà io sono molto di parte quando si parla di Ethereum, quindi può darsi che io veda bullish là dove non è. A parte gli scherzi, allora, sul giornaliero effettivamente non è malmessa, perché ha fatto un costrutto di bottom qua sotto, questo mega range che è stato rotto a rialzo. Poi abbiamo avuto una fase discendente, andiamo a vedere con Fibonacci tra l'altro quanto è stata marcata dal minimo al massimo, è arrivata circa appena sotto il 61,8, ci ha fatto sto scherzetto qua, perché vedete il 61,8 si andava a sovrapporre perfettamente con questa zona di supporto, questo rettangolo verde che io avevo disegnato, che guardate origina dal time frame settimanale ed è un cluster intermedio, che è uno di quei costrutti che per me è il più forte in assoluto, vedete, nasce da qua, si propaga e funge da supporto. È stato quasi per scherzo rotto, ci abbiamo navigato un po' sotto e poi l'abbiamo recuperato immediatamente, ok, appoggiandoci a quest'altro supporto che è 0.02 circa. Dopodiché abbiamo fatto due leg up belle forti, quindi 1 correzione, 2 correzione, e vedere la terza leg up significherebbe avere un costrutto a 5 onde di Elliott completo, che è l'unico momento in cui mi piace usare le onde di Elliott, vedere se sono 5 o se sono 3, perché se sono 3 ABC significa che non imprime direzionalità il movimento, se diventano 5 imprime direzionalità, ok? Quindi vedere la quinta onda di Elliott dopo la correzione porterebbe a riconquistare questa zona di liquidità che funge attualmente da top locale, a dare direzionalità al movimento, a confermare l'higher low perché facciamo un higher high, e quindi andrebbe a inquadrare una bella situazione. Dal punto di vista invece più ampio non c'è niente di bullish, perché il trend settimanale, come vedete, è ancora bello bearish. Abbiamo avuto questo mega range dell'anno 2018, metà 2019, breakdown, l'altro mega range, quindi quello che abbiamo visto sul giornaliero essere un breakout da questa zona di resistenza 0027 diventerebbe sul settimanale una sorta di range reclaim, come la vogliamo chiamare, ovvero un ritorno a questo blocco, quindi passare da questo blocco a questo blocco, e poi allora sì che ci si potrebbe parlare di recupero, dovremmo andare oltre e allora sarebbe un inizio di inversione. Il movimento è lentissimo, perché questi blocchi sono durati un'eternità, 308 giorni leggo questo qui, quest'altro non credo che sia da meno, e se è da meno non è molto meno, e quindi tutto ciò ha creato, come dire, un'area di fair price in questa zona, quindi di sicuro non mi aspetto dei movimenti come nel 2017, ce li possiamo scordare per me, però perché no, insomma, un trend invertito anche comunque con l'arrivo di Ether 2.0 e di tutte le migliorie che spero arriveranno, dove erano previste per l'estate, ma dubito che i tempi si manterranno. In ogni caso, io sono un accumulatore di Ether, non mi vergogno a dirlo,
proteggo le mie posizioni con le coperture dovute, infatti ho chiuso la copertura short un po' di tempo fa anche in questo caso, però ecco, lo accumulo, fa parte della mia asset allocation. Adesso all'incirca, ho riguardato l'altro giorno, era arrivato a valere quasi il 12% del mio portafoglio Ether, il restante 88, in realtà un pelino meno, è in Bitcoin e l'ultimo grammo percentuale è in FTT, che è un token che sto accumulando per sfizio mio, che trovo interessante. Che dici sul picco raggiunto ieri dall'open interest dei CME Futures? Bene, ti ho anticipato perché ne avevo parlato. Un giorno ci parli di Ether versione 2 e lo staking dei 32 Ether, come fare, cosa bisogna fare? Assolutamente sì, voglio fare un video dedicato perché è un argomento che vale la pena conoscere. Lo staking praticamente consisterà nel detenere, adesso non voglio anticipare nulla, oh mamma mia, mi è entrata un'ape in camera, benissimo, fantastico, se mi vedete scappare sapete il perché. Ok, stai lì, stai buona. Vi dicevo che praticamente lo staking si dividerà in due, si può essere nodi validatori o beacon nodes, e sono due livelli di rewarding, di ricompensa diversi. Fondamentalmente la più alta ovviamente è per i nodi validatori, vai via, e la più bassa è per i beacon node. Ci sono requisiti leggermente diversi, vi dico, per essere nodo validatore servono 32 Ether, come diceva giustamente Carlion2, e dà una ricompensa stimata all'incirca il 5% annuo. E cosa dire di altro? Servono dei requisiti hardware particolari, in realtà niente di che, l'unica cosa è che occorre scaricarsi la blockchain, quindi serve un po' di spazio. In ogni caso ne parleremo in un video dedicato, perché vale la pena conoscere bene tutto quanto. Una piccola osservazione: durante la live appare la GIF dei nuovi follow sul grafico, se potessi spostarla nell'angolo in alto a destra forse renderebbe più chiaro la stream. Grazie per la segnalazione, ecco, queste segnalazioni sono fondamentali, mi raccomando, fatemele sempre, te vai via, fatemele sempre, perché così miglioriamo la qualità dello stream nel tempo. EOS Bitcoin, su questo livello di prezzo si può fare un'entrata? C'è un bel canale su base inferiore. Andiamo a vedere subito. EOS Bitcoin, in realtà ci avevo guardato stamattina perché stavo tenendo d'occhio un setup che non si è però verificato. Allora, guarda anche qua. Il mio consiglio è di partire sempre dal time frame settimanale, perché ci fa capire un po' qual è la situazione. Guarda la situazione di EOS con me, cioè veramente una roba catastrofica, è una bolla esplosa a dire poco, e adesso stiamo collassando in questo bottom range. Molte altcoins sono configurate in questa maniera, ovvero dopo la bolla che c'è stata, perché è stata una bolla generale delle altcoins del 2018 principalmente, inizio 2018, c'è stato un collasso della bolla e poi una stabilizzazione vicini ai minimi. E nel caso di EOS ci troviamo in questo range che va tra 0.0003 e 0.000448. ed è un range che sta durando, attenzione, cioè si parla di range lunghi, per quasi un anno, 290 giorni. Quindi fondamentalmente il segnale forte ce lo dà l'uscita da questo range, che per ora non è mai stata fatta se non qua, ma subito negata, quindi è stato un fake out, un falso breakout. Quindi i due segnali sono l'uscita di sopra confermata con flip, oppure il breakdown con flip anche in questo caso, ok? Vedete, qua c'era un clusterone intermedio nato tempo addietro che ha funto bene da area di domanda, bene per gli accumulatori. Io non sono un accumulatore di EOS personalmente, non simpatizzo troppo per EOS. E in ogni caso sul macro, ecco, i due segnali, maledetta, sono dati da queste due possibilità. Quindi, andando a vedere sul giornaliero, se proprio si vuole trovare un setup, adesso è necessario inquadrare la situazione dentro un range. Quindi siamo in ranging sul settimanale, e quindi sul giornaliero sinceramente non mi muoverei molto in long, perché la possibilità c'è, ma io avevo visto questa resistenza da rompere, cioè questa qui a 3769.
Se la dovessimo rompere, vedete, abbiamo fatto una bella reazione, Boeing di nuovo, poi di nuovo una flessione, qua sotto abbiamo un supporto a 3563 circa, e la rottura del supporto ovviamente ha una casistica short. Al contrario, il breakout da qui poteva essere un bel long che aveva come target 40,26, questo livello di prezzo qua, vedete la resistenza più forte appena sopra la sua testa, e come stop loss qua sotto per l'appunto, quindi la perdita di questo low a 3,561. Tuttavia questo configurarsi così rimanda il tutto in un momento in cui eventualmente faremo questo movimento, altrimenti per me su EOS non c'è nulla di particolarmente interessante. Andiamo avanti con le domande, poi tra poco partiamo col giveaway, vediamo come va, sono curiosissimo. Non so se qualcuno l'ha già chiesto, ma Tezos come lo vedi? Bella domanda, andiamo a vedere Tezos perché lo vedo bene. Allora, Tezos, oggi parlavamo di altcoins sul canale Telegram e vi dicevo come tendo a scegliere le altcoins su cui espormi. Allora, fondamentalmente il procedimento di filtraggio lo faccio a tre step. Il primo step è guardare l'andamento del mercato altcoins in generale e utilizzo la Bitcoin Dominance che si trova su TradingView anche, e vedere se, in particolare con riferimento alle tre medie mobili 9, 30 e 100 esponenziali, come sono configurate. Quindi ci sono dei segnali di cui vi avevo già parlato, che non sto a ripetere, che mi dicono quanto espormi sulle altcoins. Quindi più è forte il downtrend della Dominance, più mi permetto di espormi speculativamente in altcoins. Questa è speculazione, non accumulazione, eh? Ok, attenzione, questo è importante. Magari facciamo così vedete meglio il grafico. E questo quindi mi dice quanto espormi in altcoins. Se mi posso permettere un'esposizione, il massimo che tendo ad avere è il 5% quando le tre medie mobili sono tutte ribassiste e il prezzo è sotto, per dirvi massimo downtrend, non proprio come adesso ma quasi, e il 5% massimo, di più non vado mai per via di errori in passato, e quindi io preferisco rimanere fuori dalle altcoins piuttosto che esserci dentro. È un profilo di rischio che ho voluto adottare. Quando posso espormi in altcoins? Non l'ho ancora fatto, quindi ho un portafoglio che non ha posizioni long in altcoins e i setup ci sono, perché solitamente poi quando c'è downtrend della dominance qualche setup lo si trova sempre. Passo allo step 2 del filtraggio, ovvero guardare su time frame settimanale per l'appunto l'andamento di alcune altcoins. Tezos è mostruoso, è in uptrend perenne, guardate, low, high, higher low, higher high, higher low, higher high adesso ormai, e quindi capire il trend in corso macro, chiamiamolo così, sull'altcoin in questione. Se il trend macro è bearish, lower highs, lower lows, allora si può volendo aprire lo short. Tuttavia a me non piace molto shortare le altcoins perché opero di solito sulle altcoins in Bitcoin e dovrei fare margin trading, che non mi piace molto perché ha delle fees abbastanza alte, quindi preferisco evitare. Preferisco operare long, quindi acquistare e vendere su Binance banalmente, quella è la mia esposizione sulle altcoins, non uso leve quasi mai. E l'altra possibilità è che ci troviamo in un range, come ad esempio con EOS Prime, in quel caso lì allora le scarto. Tezos è un chiaro esempio di coin in uptrend, quindi ci sta andare sul time frame inferiore, quello giornaliero, e andare a cercare l'eventuale setup prossimo lo potremmo avere in caso di rottura dei 3776 i massimi, perché andremo a completare un ottimo pattern di, come dire, pump, ritracciamento e nuovo pump. Tra l'altro Tezos è un'ottima coin come fondamentali, e vedete che addirittura il ritracciamento è arrivato a testare il vecchio high, quindi è una cosa veramente da manuale, e finché continua questo andamento ci sta andare ad acquistare, a fare i cosiddetti buy the dip, perché quando sul settimanale abbiamo un trend così forte, sul giornaliero ha senso aspettare o le fasi di contrazione per andare appunto a fare buy the dip sui supporti, mettendo gli stop loss in modo assennato, poi, oppure nei break retest si va a fare delle operazioni più speculative. Ce n'era la possibilità ad ogni consolidamento, ce n'è la possibilità all'approccio con il massimo. Questa è la mia visione su Tezos. Spero proprio che i risultati del poll siano pubblicati. Sì, in realtà sono stati pubblicati. Si sente a colpi,
Speriamo no. Le cose più semplici sono anche le più efficaci. Complimenti per essere la prima live di video. Ma guarda, in realtà non lo so, dopo questo sondaggio forse ti dovrei ricredere. Sarebbe interessante capire se il sondaggio accetta un solo voto per utente. Che ne dici? No, secondo me sì. Facciamo un'altra prova. Allora, io prima stavo smanettando e ho visto che c'era un'altra possibilità di fare un sondaggio. Allora, permettetemi di farlo. Allora, un attimo solo, da qua, dov'è? C'era proprio sondaggi e secondo me un po' più carino. Fatemici provare, abbiate pazienza un attimo proprio, scusate se vi faccio delirare, ma perché allora, live actions, no, non c'entra, facciamo che lasciamo perdere, cosa ne dite? Perché avevo visto un'altra possibilità di fare un sondaggio, solo che... Secondo me era un po' più poll, no, non c'è, un po' più carino, cioè che compariva proprio il pop-up e volevo provare a vedere se funzionava. Fatemici provare un attimino, guardate, se non ce la faccio, lasciamo perdere. Vediamo se è qui, altrimenti mi guardo qualche altro tutorial che forse è meglio, mi conviene. Sentite, facciamo una roba. Se non è qua... Amen. Facciamo che lo facciamo la prossima volta. Adesso facciamo partire il giveaway a tal proposito. Vediamo se funziona, vediamo come funziona. Io sto esplorando con voi. Il bello è questo, perché ho detto, ma sì, proviamoci, vediamo cosa sta succedendo, cosa succede, se funziona, non funziona. Poi ritorno alle vostre domande, ve lo giuro. E dunque, custom, eccolo qua, start giveaway, vediamo cosa sta succedendo. Allora, faccio un attimo un salto in fondo. Oh mamma mia, quante domande, siete un sacco. Allora facciamo una cosa, io magari, visto che siete in così tanti, nei prossimi giorni faccio un altro live qua su Twitch, così andiamo a fare un follow up di oggi e rispondo a qualche altra vostra altra domanda, altrimenti devo star qua credo fino a domani. Vi vedo molto partecipativi, mi piace sta cosa, bravi, sono stracontento. Allora, start giveaway, vediamo cosa succede, non insultatemi se succedono cose strane. Allora, vediamo cosa sta succedendo qua. Sì, boh, in inglese ovviamente, perché non ho fatto nessun tipo di configurazione. Allora, stavolta dovete fare punto esclamativo raffle, adesso giuro che lo modifico, lo faccio un po' meglio, e da 1 a 5 per andare a prendere i vostri ticket. E poi ogni ticket costa una shitcoin, questo per fortuna me l'ha preso, e quindi se mi avete seguito dall'inizio fate punto esclamativo raffle spazio 5 e il vincitore vincerà, adesso lo estrarrò più avanti, vincerà 0.001 bitcoin tutti da holdare. È attivo per un quarto d'ora il giveaway, quindi boh, buttatevi, lanciatevi, bravi, 11, 12, vedo che state iniziando a partecipare. Allora, nel frattempo che voi partecipate, io volevo, c'ho sto pallino adesso di fare sto benedetto poll che avevo trovato un altro modo, poi chiederò a qualcuno di voi una consulenza su Twitch, perché secondo me ne ho assolutamente bisogno e magari qualcuno più pro di me me la potrà dare. Niente, vabbè. Andiamo avanti con le analisi, che è meglio. Allora, ritorniamo alle vostre domande. Ritorniamo dove eravamo rimasti, ovvero come si chiama il coso, Tezos. Eccoci qua. Qua si discuteva sulla shitcoin oppure no. Ambulanza la sento solo io, sì, in realtà cioè, è passata, non sapevo se interrompere oppure no. Allora, nel caso di uno strappo al rialzo ci sarebbe pure l'accumo di Ichimoku a 8450 circa, sebbene un po' shiftata rispetto alla media mobile 200, FIB 61.8 e il cluster, sarebbe al massimo una confluenza su una FOMO spike. Guarda, io ti dico la verità, sai che Ichimoku non lo uso, cioè non l'ho mai usato
usato sulle cripto, su Bitcoin. Come ti trovi con Ichimoku? Ti sembra buono? Cioè funziona, non funziona? Non lo so, non l'ho davvero mai usato. Aspettate che intanto qua apro l'ultima chat, così nel frattempo vedo anche quello che mi dite alla fine, in fondo. E anche petrolio, no, dov'è? Ah, qua lo scrigno, vedo che qualcuno lo ha trovato, quindi quello sembra che funzioni. Che anno bellissimo che è stato il 2017, sì, ma vi ricordate che storia? Cioè nel 2017 era assurdo, qualsiasi cosa compravi, qualsiasi altcoin ti faceva degli spike pazzeschi. Io mi ricordo, me le ricordo ancora come se fosse ieri, perché poi mi sentivo un genio e mi vantavo davanti a tutti di tutte le altcoins che prendevo a caso, mi sentivo un trader fenomenale, avevo preso Stratis, avevo preso Lisk, Golem, poi quali erano le altre? Aspettate, fatemi fare sto throwback, che secondo me, allora cos'altro c'era? Le peggio altcoins, Status avevo preso, avevo partecipato alla ICO di Status, che è una storia incredibile anche quella. Io uso Ichimoku con un'ora, i miei parametri, e mi trovo benissimo. E anche lì infatti c'è da modificare forse un po' i parametri, perché i parametri standard di Ichimoku forse funzionano meglio sui mercati tradizionali, sono settati un po' per loro. Qualcuno che registra, sto morendo, le api. Adesso mi prenderete in giro per tutta la vita per sta storia dell'ape, ma penso che sia uscita, perché non la vedo più. Se ti punge il live rimarrà nella storia peggio del candelone rosso di marzo. Occhio alla bolla dell'ape. Lavoro finito, io ho anche l'audio, benissimo, l'importante è che non sia una vespa. Le api sono buone, sì, sono buone, però io odio gli insetti, giuro. Servono tantissimo alla nostra sopravvivenza, sono assolutamente d'accordo. Adesso tutti a scrivere per il giveaway. Allora, il 100% dei trade che effettui, comprese, appartengono a setup che fanno parte di qualche strategia? Oppure ti capita di fare qualche operazione che non rientra in nessuna delle tue strategie? Ma in realtà io la faccio molto più semplice, nel senso che i trade che faccio fanno parte di una fettina di portafoglio dell'allocazione generale. Io fondamentalmente punto a holdare, diversifico holdando, e con una parte dell'holding faccio trading, che è una parte piccola, minore del 10%, varia un po' nel tempo a seconda del periodo, e con quella parte lì vado a fare trading con strategie diverse, principalmente trend follower e contro trend e copertura, se vogliamo dividerle. E poi banalmente il setup dipende, perché i setup sono sempre quelli, volendo, e si inseriscono a seconda della direzione del mercato e del movimento in corso in una delle tre sottofette, quindi non è particolarmente complicato, anche perché come strategia trend follower significa che tengo degli stop molto ampi, uso un sizing molto più ampio e seguo appunto un trend, come potrebbe essere un trade su Tezos, per dirne uno, e non metto quindi un take profit immediato, ma punto a tenere aperta la posizione più a lungo. Contro trend, al contrario, prendo un contromovimento e quindi punto a chiudere la posizione il prima possibile con rischio estremamente contenuto. E poi abbiamo la parte invece, come dire, la copertura, ovvero una posizione contraria alla spot, all'holding che ho, finalizzato a coprirmi per l'appunto in eventualità di un movimento contrario. E quindi queste sono le principali. Poi all'interno in realtà delle trend, cioè borderline tra le trend follower e le contro trend, abbiamo quelle che puntano ad anticipare una potenziale inversione, ovvero andare a dire questo setup potrebbe risultare in un'inversione, però non c'è ancora un trend creato, quindi quello è un massimo rischio, massimo rendimento, e anche lì si va a minimizzare ovviamente il sizing. È un po' questo, insomma. Per gli utilizzatori di Brave, voi riuscite a vedere gli scrigni? Non so neanche che cosa siano, di che cosa si tratta. Dovrebbero comparire gli scrigni, ti danno delle shitcoin, esatto, utili per il giveaway finale. Sì, a qualcuno penso che siano comparsi, quindi qualcosa dovrebbe funzionare. Conosci Tellor? Un progetto alternativo a Chainlink, un altro oracolo decentralizzato? In realtà non lo conosco, però vale la pena approfondirlo, allora direi. Vediamo, c'è già il grafico da qualche parte. Tellor,
Non c'è. Allora, vediamo sul nostro carissimo CoinMarketCap. Sembra che c'è già il token, Tellor, eccolo qua, TRB. Allora. Ah, è proprio fresco, interessante. Market cap contenutissima. E come lo vedi? Ti sembra un progetto interessante? Perché se è un altro oracolo decentralizzato, not bad, non, mi ispira assai. Ha tolto l'ad blocker, esatto, provate a togliere l'ad blocker al limite, perché potrebbe essere quello. Come vedi Litecoin? L'halving non ha sortito un impatto bull. No, in realtà a Litecoin è tutt'altro che bullish l'halving è stato, e al momento lo vedo abbastanza morto. Anch'esso viene da un downtrend, è compresso sotto i minimi, sotto questo low, insomma non c'è veramente niente di interessante su Litecoin. È una coin che io non ho mai stimato minimamente e boh, cioè è compressa nell'intorno di un minimo, quindi fin tanto che almeno non si libera di questo range, finché non ci liberiamo di questo range, per me è no, detto in parole povere. Qua ecco, giveaway, tutti che partecipano, bravi, grandissimi, spingere. Adesso devo scorrere un po' in basso, perché qua tutti che si danno spallate. Che ne pensi di come sta andando BSV contro BTC? BSV io non lo posso vedere, il Bitcoin Cash e tutti i vari. Allora, vediamo però il suo grafico, che potrebbe valerne la pena. Allora, Bitfinex, BSV Bitcoin. Come sta andando? Allora, qua c'è i suoi pump ogni tanto completamente a caso. Non lo so, non mi sembra particolarmente liquido. In realtà questo potrebbe essere anche un higher high, ma non lo so, cioè una coin così io non la toccherei a prescindere, anche perché fare analisi su una coin così manipolata come BSV, che è in mano veramente a, cioè non vorrei sapere quanti wallet ci sono, quante transazioni ci sono di BSV, è un pump and dump a tutti gli effetti, io sconsiglierei di seguirla proprio. Chainlink presto nuovi all time high, seguirà Tezos? Mamma mia, Chainlink è un'altra coin che non conosce downtrend, è pazzesca. Chainlink è pazzesca, guardate che roba. Higher highs, higher lows a ripetizione, di nuovo guardate anche Link, tra l'altro ha fatto una cosa da manuale, perché qua è dove ha rimbalzato, proprio sulla zona dei vecchi massimi, ci è tornata e via. È molto simile a Tezos, dite bene, perché vedete è in prossimità del massimo assoluto in Bitcoin, ma penso anche in dollari, poi magari ci andiamo a vedere, che è 0.00053. Ok, 53.000 sat. In caso di breakout si potrebbe andare a pensare ad un trade trend follower, anche in questo caso, perché il trend è veramente forte, è fortissimo. Un'altra coin che mi piace per l'impostazione del trend, che la vedo qua, è Land, che è la coin di Aave, quel progetto DeFi di cui vi ho parlato sul mio canale YouTube, che vi consiglio magari di seguirmi anche lì se già non lo fate. Tra l'altro, toglietemi una curiosità, se siete in chat, mi avete scoperto qua, c'è qualcuno che mi ha trovato per caso qua su Twitch? Ditemelo, che sono curioso di scoprirlo. Niente, torniamo a noi. Guardate, Aave, dal punto di vista settimanale anche, si vede, che ha fatto questo costrutto di reversal, perché ha recuperato questo low alla grande, tra l'altro, così, tac, poi abbiamo stornato ben bene fino a qui. Fino a questa zona, poi domanda subito mega impulsiva, pam pam, higher high e recupero del low confermato, poi storno fino al point of control e poi continua a salire, insomma è in uptrend adesso, il movimento è crescente anche su time frame settimanale, invertito da relativamente poco, quindi volendo c'è anche del potenziale, del bel potenziale. Qua c'è un bellissimo supporto che si può, adesso lo arrotondiamo un po' a qua in alto, che è 374 sat, che potrebbe essere il primo livello interessante nel caso di ritracciamento per fare un entry con stop loss a 270 qua sotto circa, in caso di perdita di questa struttura qua, e trend follower via a seguire, ok, per avere un'esposizione trend follower lì sopra, why not. Io sto seguendo da mobile, tutto ok, io non ricevo tickets, punto esclamativo, raffle spazio 5, sì, quello bisogna, la sintassi è giusta. Io tra l'altro vi vedo che avete partecipato in un sacchissimo, siete in un bel po',
giveaways, andiamo a vedere quanti siete in 27 ad aver partecipato. Vi ricordo che non dovete per forza usare 5 ticket, potete anche usarne meno. Poi il vincitore, gli parlo in privato, mi manderà il suo address e io gli mando i suoi BTC 0.001, tutti da dare. Riguardo a Chainlink, cosa pensi? Chainlink pareri, ne abbiamo appena parlato, benissimo, quindi... Wow, ma noi Prime abbiamo la corona. Eh beh sì, siete i più pettinati di tutti. Un video sulla correlazione, va bene. Io ho fatto Raffle 3 per provare, poi Raffle 2 ho capito che ne avevo 5. Grande, allora hai fatto 3 più 2. Niente, allora, secondo me stiamo arrivando un po' alla fine delle domande, incredibile ma vero. Se ne avete altre fatele, perché finalmente sono in pari, o forse no. Ma come mai ne ho così tante? Ci piacciono i tuoi BTC, sei una balena anche su Twitch, grande Gabro. E lui è la nostra whale, ormai è l'onnipresente su Discord, lo prendiamo in giro perché diciamo che è una balena. Lui quando acquista o vende smuove il mercato, è un market maker. E allora, cos'altro potremmo andare a vedere? Ma un po' di Ether dollaro, visto che prima l'abbiamo visto in Bitcoin, che ha avuto un andamento simile a quello di Bitcoin, per ovvi motivi. E guardate cosa ci combina. Nel frattempo, ok. Ecco, Band BTC, interessante, adesso lo andiamo a vedere. E anche il discorso di Tezos, le domande continuate a farle. Allora, ETH BTC è bullish, forse addirittura un pelino di più di Bitcoin, ETH dollaro, scusate, un pelino di più di Bitcoin, proprio perché ETH BTC è bullish anch'esso. Al momento stiamo orbitando per sfondare i 188, se ce la facciamo, gran cosa, prossimo target i 200. Il superamento dei 200, abbiamo il cambio di bias anche su Ethereum, e quindi gran bella cosa anche per questo. Allora, vedevo una domanda qua, un tuo parere, ecco, un tuo parere su BNB e MCO come hold. Allora, BNB io stesso lo holdo e per me fa parte di quelli che chiamo investimenti alternativi, perché io ho utilizzato un modello nel tempo che fino ad ora mi ha portato buoni risultati, ovvero holdare una quantità di BNB che mi permettesse di avere sempre il massimo di ticket nelle loro IO, nei loro launchpad, perché hanno performato estremamente bene. Nei periodi di downtrend di BNB Bitcoin andavo a shortare per coprire, per essere il più neutro possibile al mercato, e quindi ricevevo i benefici dell'holding di BNB, come quello, il referral col 20% di sconto sulle fees che vi condivido sempre quando possibile, tra l'altro adesso è di nuovo attivo, quindi se andate sul mio canale Telegram lo trovate. E poi che altro? Basta, quelli sono i benefici, e nel frattempo mi coprivo dalle fluttuazioni. Dal punto di vista del prezzo invece il trend è bello di lungo periodo, perché guardate, allora il grafico è in questo modo, abbiamo dei low crescenti, degli high crescenti. Questo storno è stato bello marcato, però c'è da considerare il fatto che abbiamo avuto una bolla a tutti gli effetti qua. Vedete, siamo scesi appena sotto i 78,6 addirittura, è stata una correzione veramente fuori di testa, e adesso stiamo lateralizzando. Questa cosa, questa struttura, se si rivelasse un bottom, ovvero se l'andiamo a rompere a rialzo, sarebbe un segnale veramente forte di ingresso, perché abbiamo una struttura rialzista sul lungo termine, una sorta di falling wedge, un cuneo ribassista, che però poi è stato rotto a rialzo, si è trasformato in una lateralizzazione e potenzialmente potrebbe diventare un costrutto di bottom, e quindi potrebbe essere ottimo. Speriamo che lo faccia, e in tal caso entry trend follower al breakout. All'interno del range, quindi al momento, potrebbe essere bene considerare questa struttura qua. Adesso ve la mostro subito. Allora, cancelliamo un po' di sporcizia. Allora, abbiamo il range low che è qua sotto, il range high che è qua sopra, e in mezzo abbiamo questi livelli accumulativi. Uno. Poi, avevamo questo supporto che però si sovrappone, volendo due, nel senso quest'area qua. Ok, quindi tutta questa zona potenzialmente potrebbe essere una zona di accumulazione. Con stop loss addirittura si potrebbe mettere sotto i minimi,
per chi punta ad accumularlo. Cioè una buona occasione di accumulazione questa, perché BNB ha mostrato i muscoli. Tra l'altro Binance trova sempre il modo di dare un valore al suo token, è un'azienda, è l'azienda nel, punto, nel panorama cripto, e addirittura si potrebbe pensare di accumulare anche su questo supporto. Quindi in questa zona, su questo supporto che è molto forte, e lo stop loss sotto i minimi. In questo modo si ha una posizione con scopo trend follower e magari si può avere un primo take profit nella zona del range high, come ad esempio questa, questo livello di prezzo qui, che se andiamo sul settimanale racchiude i due top, e poi questo per escludere una parte di rischio, e poi il rimanente detenerlo, perché comunque il dare BNB non è certo male per tutti appunto i benefici che dà a prescindere da quello. MCO invece, ecco, ti dico la verità, io non l'ho mai holdato in vita mia, e però è interessante perché comunque crypto.com è un ecosistema in crescita, è un ecosistema che funziona, e si potrebbe valutare anche lì un'eventuale detenzione del token come investimento sul medesimo. Lo devo ancora approfondire, crypto.com, tant'è che ci devo anche fare il video su YouTube, me l'avete chiesto in un sacco e lo farò, ve lo giuro. Nel frattempo ci si può osservare il grafico che ha recuperato i minimi storici del range e quindi non è neanche malaccio. Tuttavia vorrei vedere qualcosina in più da parte del grafico, perché vedete, ha fatto questo spike che è diventato un po' il minimo, poi ha lateralizzato qua, ha rotto la lateralizzazione. Ecco, mi piacerebbe vedere un altro movimento rialzista, sempre per la storia delle onde, ok? Per avere un movimento a 5, in quel caso lì poi si potrà entrare sul ritracciamento e ottenere, oddio cosa ho fatto, e ottenere una posizione trend follower nel tempo. Però per adesso mi sembra ancora forse un po' prematura. C'è anche CRO, se non erro, nell'ecosistema di crypto.com. Dunque CRO però è scambiato su meno coin, su meno exchange, oddio, però è molto più rialzista, non lo so. Tra l'altro CRO è quello da lo staking è da fare su MCO per avere le carte di livello superiore. CRO per la piattaforma Earn, se non ricordo male. Beh, CRO oserei dire che è in uptrend. Andiamo a vedere magari Bittrex ha più storico, ecco, no, in uptrend riguardo all'ultimo periodo. Però è interessante seguire anche questo. Insomma, sono tutte piattaforme che hanno uno use case concreto e quindi vale la pena, volendo, anche seguire le loro coin come investimento se uno crede nella piattaforma. Ecco qua, oltre alla speculazione per queste altcoins, c'è in più il valore potenziale dato dalla piattaforma stessa. Delegation di Tezos è sicuro, meglio tramite Ledger o staking su Binance? Grazie. Ma delegation di Tezos, sì, è come ha fatto l'ecosistema di Tezos che lo permette, quindi è sicuro, è tranquillo. Su Ledger hai tu il controllo dei tuoi token, su Binance no, la differenza è quella, quindi io ovviamente voto Ledger. Su Binance è più facile chiaramente, perché li depositi lì e fai stake e sei a posto, e mentre su Ledger devi fare tutto tu. Link dollaro graficamente, se rompi 3,90 vola. Sì, effettivamente il link dollaro, adesso andiamo a darci un'occhiata anche a lui, FTX, c'è il link perp, deve rompere anche un pochino di più. Allora qua in realtà, ecco, sul settimanale c'è un cluster intermedio abbastanza forte che attualmente sta facendo infatti da resistenza questa zona qua, tra i 3,85 e i $4,03. La rottura di questo ci proietterebbe, immagino, direttamente al top, che è 4,45 come chiusura, e poi lì c'è solo spazio per salire. Insomma, è un bel grafico quello di Chainlink, c'è poco da fare. Io sono una balena ovunque, ricordo la carta igienica. Se posso controllare Cardano, certo che posso controllarlo. Andiamo a darci un'occhiata. Allora, Cardano, c'è anche qualche inglese. I'm checking ADA, Cardano, se non sa l'italiano. Allora, Cardano non mi piace molto, perché in realtà, vedete, anche lui viene da un downtrend fortissimo, innanzitutto, e questa è la prima cosa che non mi piace.
Cardano, vedete che è pazzesco, ha fatto una bolla senza senso, poi dei lower lows, cioè dei lower highs e dei lower lows anche, fino addirittura a perdere il low iniziale e a comprimere qua sotto in questo range. Ecco, è una di quelle coin che fanno parte della famiglia di quelle che si stanno accumulando in un range sotto i minimi e fanno questo lavoro qua. Abbiamo un cluster intermedio settimanale qua che funge da principale resistenza. Abbiamo un bottom qua sotto e nessuna direzionalità, siamo in range, quindi non passa il test per me per le altcoins. Per chi la volesse accumulare, ovviamente ogni avvicinamento al range low con stop loss sotto i minimi è un'ottima occasione, non è certamente il mio caso. Speculativamente il primo caso potrebbe essere un break flip da qua, quindi un movimento di questo tipo: se rompiamo il cluster intermedio, ci rimaniamo almeno una o due magari candele settimanali, visto che siamo sul settimanale che il range è lungo, per evitare fake out e per evitare cose di questo tipo, allora ci potremmo iniziare a considerare un entry su un eventuale retest, a seconda poi dei movimenti che fa in queste due settimane. Si può anche scendere al time frame giornaliero se vediamo che ad esempio il break arriva molto in alto, quindi è un break forte e magari la settimana seguente la conferma già. Possiamo andare già sul giornaliero e vedere se ci sono dei livelli di supporto più vicini che ritornare al pool di liquidità per poter fare un entry poi con scopo trend follower. Allora, il giveaway è terminato, se non erro, e quindi direi che prendiamo un vincitore tra i 28 partecipanti. Proviamo a vedere chi ha vinto. Tadadan, ETHELIC94 è il vincitore. Credo che sia arrivata la notifica. Quindi, hai vinto 0.001 Bitcoin tutti da holdare e contattami tramite PM, se no lo faccio io. E bravo, complimenti, bravissimo. I prossimi giveaway magari me li studio un po' meglio, vedo se c'è un plugin che fa delle grafiche un po' più carine. Insomma, dai, questo è il primo live, ve l'ho detto, la qualità punta a migliorare nel tempo. Avete la mia parola che mi ci dedicherò, che non lo butterò lì, ma coltiverò nel tempo quest'altro canale con lo scopo di farlo diventare un po' più interessante. Allora, andiamo a vedere se c'è qualche ultima domanda, poi vi saluto. Allora, anche con Cross fai staking tramite Earn, paga fino al 16%, sì, è vero. Qui qualcuno che scappa. Engine, grafico bellissimo, l'audio è diventato leggermente stile Paperino, oddio cosa sta succedendo. Dove ti contatto? Ma guarda, ti contatto io, che vedo che riesco già qua da... cioè dalla chat, quindi non ci penso io, ti contatto io, poi ti scrivo che hai vinto, tu mi mandi il tuo address e io ti mando i tuoi 0001 Bitcoin. Grande. Prossimo giveaway sarà un bel barile di petrolio. No, così tanto, a parte che poi la spedizione, poi lo stoccaggio sono tutti cavoli vostri, sappiatelo, se volete un barile di petrolio. Rimarrà online la diretta? Assolutamente sì, su YouTube. Banned Bitcoin, Parera, hai ragione, me l'hai chiesto 500 volte, adesso lo andiamo a vedere. Allora, eccoci qua, Urca, non male, è in uptrend anche lui, è in uptrend sul settimanale, quindi bene, al di là vabbè del dump iniziale tipico da IO di Binance, e andiamo a vedere il giornaliero. Allora, il giornaliero sembra che sta concludendo un bel costrutto a 5 onde, 1, 2, 3, 4, 5, bene, quindi... E potrebbe, adesso c'è da vedere a che punto arriva questa ultima leg up, dopodiché si potrebbe andare ad osservare i principali supporti, che al momento io noto questo interessante, quest'altro interessante, tra l'altro si sovrappone anche qua sul bottom, e infine c'è questo carino clusterino intermedio, opla. Quindi questi tre livelli di prezzo, ovviamente c'è da vedere a che punto si ferma l'estensione, cioè se adesso fa un'altra sparata a rialzo, per dire, fino a chissà dove, cambiano i livelli di riferimento, ma altrimenti rimangono assolutamente validi questi. Sul ritracciamento si può accumulare con stop loss, dipende, perché se si vuole attuare una posizione accumulativa si potrebbe metterlo addirittura sotto i minimi e puntare ad un altro entry in questa zona qua, nella resistenza
tendenza, cioè nel supporto ancora sottostante. Più è speculativa la posizione, più si alza lo stop loss, quindi potrebbe arrivare ad essere, cioè supponiamo appunto che faccia un'altra estensione ancora un po', entry e stop loss, esempio, entry 1, entry 2 e stop loss. Dipende tutto da come si vuole profilare il rischio rendimento e da quanto è accumulativa o speculativa la posizione. Fatto sta che è bella, è una coin ben impostata e ti dirò di più, la andiamo ad aggiungere alla watchlist Band BTC, proprio grazie al suo uptrend. Benissimo, ragazzi, io che dire, vi saluterei quasi quasi. Le emoji, tra l'altro, esatto, ci sono delle emoji pazzesche, ma aspettate che vi metto quelle personalizzate, vi faccio impazzire, lo giuro, vi faccio delle emoji che proprio da volare via. Io vi ringrazio a tutti per avermi seguito, troverete questo live su YouTube, che lo carico subito adesso, in modo da non far perdere a nessuno tutti i contenuti. Spero che vi sia piaciuta questa nuova esperienza, questo nuovo gioco, nonostante il poll, il sondaggio, insomma, che è non è stato proprio dei migliori, e giuro che migliorerò, giuro che punterò ad aumentare la qualità dei miei live stream. Abbiate pazienza, perché adesso sto guardando un po' anche le altre possibilità, guardo un po' di video, guardo un po' di tutorial, e ce la farò, me lo sento che migliorerò. Nel frattempo il prossimo intervento, il prossimo live, il prossimo appuntamento lo potremmo fare già nei prossimi giorni, non saprei ancora schedularlo, perché io voglio mantenere ovviamente la mia schedule sui video su YouTube, quindi due alla settimana più il live minimo, però potrei pensare di fare un live in più anche extra, quindi non lo so, magari domani o domenica, se ho un po' di tempo, butto in piedi un altro live, ci troviamo anche a fare solo due chiacchiere, a scambiarci un po' di opinioni, e mi potete fare le vostre domande, io vi rispondo, eccetera eccetera eccetera. Cercherò di notificarvi prima sui miei altri social, quindi su Telegram, su Facebook, su Discord ci vediamo domani per la nostra chat vocale. Vi voglio sempre sempre sul pezzo. Che dire, se avete apprezzato la diretta, seguitemi anche nella prossima, qui non penso neanche ci sia il like, non c'è nulla del genere, e grazie per il sostegno, andiamo verso il miglioramento assoluto anche su questo canale, cercherò di implementare nuove funzionalità, ma la cosa che mi preme è di rimanere vicino a voi, rimanere in contatto con voi, poter avere un canale diretto di comunicazione dove potete farmi le domande. Secondo me questo potrebbe essere ottimo. Basta, me ne sto zitto, se no vado avanti a parlare fino a domani. Terminiamo lo streaming e carichiamo questo video sul tubo. Alla prossima e di nuovo grazie.